Riassunti di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 49. Questa è la decima puntata della seconda stagione. Sanem è riuscita a ricreare l'atmosfera che c'era la prima volta che erano stati insieme al capanno. E infatti, mentre ballano sulle note della stessa canzone, stanno per baciarsi. All'improvviso però irrompono Emre e Leyla, che li richiamano urgentemente al lavoro per problemi con la campagna pubblicitaria della Cosmetics. È sera e alla tenuta Jan è molto pensieroso. Gli si avvicina Ziz, che gli chiede se mentre stava al capanno ha avuto qualche ricordo. Jan gli racconta che lui e Sanem stavano per baciarsi, ma erano stati interrotti dall'arrivo di Emre. Aggiunge che non ne è dispiaciuto perché se è vero che ha provato un grande amore, come tutti dicono, avrebbe dovuto sentirlo dentro il cuore, ma non lo sente. Aziz gli dice che se ricordasse cosa ha fatto per quella ragazza, ora sarebbe arrabbiato con se stesso per ciò che sta dicendo. Gian gli dice che il problema è che lui non riesce a ricordare. Allora Aziz gli dice che non ha mai visto una coppia che si amasse come loro, che lui era molto innamorato e che deve cercare Sanem nel profondo del suo cuore e lì la troverà, perché con lei ha sperimentato il vero amore. A questo discorso ha assistito, non vista, Sanem, che stava andando da loro, ma che alle parole di Jan se ne va con gli occhi pieni di lacrime. Sanem, tornata a casa, si sfoga con Miriban e le dice che Jan è tornato quello che era prima di conoscerla, che ora lui non prova nessun sentimento per lei e che forse se ne andrà. Aggiunge che ormai è stanca di cercare di fargli ricordare il passato. In agenzia, Leyla racconta a Jan e Sanem della bugia che ha dovuto raccontare sull'esistenza del grande regista Artur Capello e di averlo fatto per non perdere il cliente. Aggiunge di non sapere come risolvere il problema, visto che Artur Capello non esiste ed è stato descritto come una persona colta, capace di parlare sia l'inglese che lo spagnolo. Gian propone di andare a parlare con il direttore della Cosmetics, dicendo che hanno rinunciato a lavorare con quel regista sia per il carattere difficile, sia per la sua enorme richiesta di denaro. Quindi Gian e Sanem escono per recarsi all'incontro, ma in macchina bisticciano sulla strada da prendere. E ben presto si trovano bloccati nel traffico rischiando di arrivare tardi. Continuano a bisticciare fino a quando Sanem chiede al conducente di un motorino che si è affiancato alla loro macchina di condurla a destinazione in cambio di soldi. Lui accetta e Sanem gli sale dietro, nonostante le proteste di Gian che le dice che è veramente pazza. Grazie al motorino che si muove agevolmente nel traffico, Sanem arriva puntuale. Mentre sta entrando in azienda, la chiama Jan e le dice di intrattenere il direttore fino al suo arrivo. Sanem fa di tutto per perdere tempo e convincerlo a cambiare regista, ma il direttore ha fretta e dopo aver comunicato che da quel momento del progetto si occuperà la nipote Aika, accetta di pagare qualsiasi cifra pur di avere come regista Artur Capello, visto che lo hanno descritto come il migliore. Sanem non può protestare per non far scoprire la bugia di Leyla, mentre quando arriva Jan la rimprovera per non aver saputo gestire la situazione e per non aver trovato una bugia valida. Tornati in agenzia insieme al team, cercano di risolvere il problema Artur Capello, al che decidono di cercare un attore che lo possa interpretare e di creare un falso profilo web che lo riguardi. Sanem, cercando in internet, riesce a trovare un attore con le caratteristiche che dovrebbe avere Artur Capello e insieme a Jan si reca ad incontrarlo nel teatro dove sta recitando. Dopo aver assistito al suo spettacolo in un teatro semivuoto, lo incontrano e gli propongono di interpretare la parte del regista Artur Capello. Lui accetta, ma all'improvviso si sente male e sviene, per cui devono chiamare subito un'ambulanza senza aver risolto il loro problema. Il mattino seguente, Yuma va da Jan per fargli vedere delle foto del passato, ma lui la liquida subito, dicendo che deve andare al lavoro.
Mentre sta andando via, incontra Miriban e iniziano a litigare nuovamente, mentre Aziz assiste da lontano alla scena, perplesso e dubbioso. In agenzia arriva su un fuoristrada sporco di fango Aika, la figlia del proprietario dell'azienda di cosmetici. È una bella ragazza, sportiva, che nei modi e nel vestire è la copia femminile di Jean de Witt. Dopo qualche equivoco da parte dei soliti JJ e Muzo, che la scambiano per un'aspirante segretaria, e dopo le dovute scuse, viene presentata Jean, con il quale si instaura subito un bel feeling. Mentre Sanem si preoccupa nel vedere una donna tanto affine a Jean. Le presentano la campagna pubblicitaria che stanno preparando e il profilo di Arthur Capello. Lei approva subito le loro idee e chiede di incontrare al più presto il regista. La sintonia tra Aika e Jean è palese e lui la invita a pranzo insieme a Sanem in un ristorante messicano. Durante il pranzo, Jean e Aika parlano di esperienze comuni e specialmente di quelle vissute in Messico. Sanem, molto seccata dalla loro complicità, cerca sempre di intromettersi nei discorsi, pur non conoscendo gli argomenti, e inventandosi addirittura un amico messicano di nome Chico. Più tardi in agenzia sopraggiunge Aziz per parlare con i suoi figli e li informa che sta andando via dal paese, sia perché ormai Jean si è ripreso e le cose in agenzia hanno iniziato ad andare bene, sia perché Miriban, l'amore della sua vita, ha iniziato a comportarsi come Yuma. Al che si pone il dubbio che sia colpa sua. Si recherà quella stessa sera ad Amsterdam e, dopo aver raccomandato a Jean di non lasciare mai la mano di Sanem, li abbraccia e se ne va. Tornato alla tenuta per prendere le sue cose e partire, ha un addio molto triste con Miriban, che non riesce a trattenerlo e lo saluta con le lacrime agli occhi. Tornata alla tenuta, Sanem consola Miriban, che soffre per aver perso Aziz per la seconda volta, e si incolpa di aver assunto gli stessi comportamenti di Yuma. Mentre stanno parlando, arriva Selim, il patrigno di Miriban, che, saputo della partenza di Aziz, la vuole consolare. Sanem lo ascolta parlare e nota che usa parole sia in spagnolo che in inglese, e allora gli dice di non andare via. Eccitatissima corre da Jean e gli annuncia di aver trovato Arthur Capello nella persona di Selim, che per età e conoscenze della lingua si adatta al loro immaginario regista. Jean subito approva e chiama Aika per invitarla l'indomani in agenzia per conoscerlo. È sera e Sanem si è addormentata sul divano quando arriva Jean, che la sveglia toccandole il viso con un fiore. Sanem si sveglia e lo guarda sorpresa, e Jean, dopo aver scherzato un po', la ringrazia per aver trovato Selim. La ringrazia anche per il suo buon cuore e per non aver rinunciato a lui nonostante abbia perso la memoria. Il mattino seguente in agenzia arriva Selim, pronto per interpretare il ruolo del famoso regista, e Jean gli illustra il comportamento da tenere e gli dà diverse istruzioni sul suo ruolo. Arrivano Aika e lo zio, che è il direttore dell'azienda, e inizia l'incontro che va bene fino a quando Selim, con manie di protagonismo, inizia a comportarsi in modo strano e a litigare con i clienti, mancando loro di rispetto. Il direttore della Cosmetics si arrabbia tanto da cancellare il contratto per la realizzazione della campagna pubblicitaria. Aika, nonostante tutto, si impegna a far cambiare idea allo zio e ci riesce, perché la campagna che hanno presentato è molto buona. Aika poi svela loro che aveva capito che Arthur Capello non esisteva, ma di non averlo rivelato allo zio. Tornando a casa, Jean e Sanem si ritrovano a discutere sulla scogliera. Jean la rimprovera dicendo che lei cambia continuamente atteggiamento nei suoi confronti, al che Sanem gli dice che l'ha sentito dire al padre che non prova sentimenti per lei. Poi continua dicendogli che l'amore che lui non ricorda lei ce l'ha tatuato nel suo cuore e che non è stato cancellato né dal fatto che sia impazzita né dalle terapie ricevute nell'ospedale psichiatrico. Conclude dicendogli che non riesce quindi a capire come quello stesso amore che lei prova sia potuto sparire dal suo cuore in un istante.